Se fosse possibile portarci col pensiero nello spazio, in un punto dal quale potessimo vedere tutto il corso dell'evoluzione e studiare la storia della catena dei nostri mondi, come potrebbe essere veduta con l'immaginazione in un quadro, piuttosto che nell'aspetto da essa presentato di insieme fisico, astrale e mentale? Credo che gettando lo sguardo avanti su questi gruppi evolventi, sull'umanità evolvente, si potrebbe raffigurare il tutto in un grande quadro. Io vedo un'alta montagna sita nello spazio, con una strada che gira attorno e la circonda a spirale, fino alla vetta. Le svolte di questa strada attorno alla montagna sono in numero di 7 e ad ogni svolta io vedo 7 luoghi di sosta ove i pellegrini soggiornano per un po'. All'interno di questi luoghi di sosta o stazioni essi debbono salire girando sempre intorno. Teniamo presente che il pellegrinaggio dell'umanità durante il ciclo attuale di evoluzione consiste nel passare 7 volte attorno ad una catena di 7 globi. Su ogni globo si rende necessario il soggiorno per molti milioni di anni. Di questi soggiorni ve ne sono 49, ovvero 7 globi, in ciascuno dei quali si deve soggiornare 7 volte. A misura che saliamo la strada lungo il sentiero a spirale, vediamo che questo termina alla sommità della montagna e conduce ad un poderoso tempio. Un tempio che sembra tutto di marmo bianco, luminoso, che si erge scintillante contro l'azzurro dell'etere. Quel tempio rappresenta la fine del pellegrinaggio e coloro che lo hanno raggiunto hanno finito il loro viaggio, ovvero lo hanno finito per quel che riguarda quella montagna. Ed ivi essi rimangono soltanto per dare aiuto a coloro che ancora stanno salendo. Se guardiamo il tempio più da vicino, se cerchiamo di renderci ragione di come il tempio è costruito, vedremo che nel suo centro esiste un tabernacolo, attorno al quale vi sono delle corti in numero di 4 che lo racchiudono come in circoli concentrici. E il tutto si trova all'interno del tempio. Un muro divide ciascuna corte da quella successiva e per passare dall'una all'altra il viandante deve varcare l'unico portone esistente in ogni muro circolare, di modo che chiunque voglia giungere al centro deve successivamente passare attraverso questi portoni uno dopo l'altro. All'esterno del tempio esiste anche un'alta cinta, la corte esterna, nella quale si possono vedere molti più individui che non nell'interno del tempio stesso. Lasciando spaziare lo sguardo sul tempio, sulle corti e sulla strada montana che si snoda verso il basso, noi abbiamo un quadro dell'evoluzione umana e vediamo il sentiero lungo il quale l'umanità cammina. Il tempio è la sua meta. Lungo questa strada che circonda la montagna vi è una grande massa di esseri umani che salgono, sì, ma molto lentamente, un passo alla volta, così da sembrare che per ogni passo avanti ne facciano uno indietro. E benché il movimento generale vada in salita, l'ascesa è così lenta che appena la si percepisce. E questa millenaria evoluzione dell'umanità, che si arrampica sempre, pare così lenta, faticosa e dolorosa, che c'è da meravigliarsi come i pellegrini abbiano il cuore di far durare tanto tempo la loro salita.
aggirandosi sempre attorno alla montagna. Milioni di anni passano sulla pista, milioni di anni spesi dal pellegrino. E mentre egli calca il sentiero durante questi milioni di anni, si vede passare un'infinita successione di vite, tutte spese per una breve salita, tanto che riesce faticoso il guardarle queste moltitudini, che salgono ad agio, che calcano svolta dopo svolta il sentiero a spirale, che sale su verso la cima. Guardandole, noi ci chiediamo: ma perché salgono così lentamente? Come mai questi milioni di uomini impiegano tanto tempo nel loro viaggio? Perché faticano tanto per giungere a questo tempio che sta sulla cima? Guardandoli, sembra che essi si muovano così lentamente perché non vedono la loro meta e non si rendono conto della direzione verso cui stanno viaggiando. E mentre il nostro sguardo si posa sull'uno o sull'altro di coloro che sono sul sentiero, vediamo che essi sempre si fermano lungo la strada, attirati qua e là e senza scopo nel loro incedere. Non camminano dritti, sempre intenti verso una meta, ma girovagano qua e là, come bambini, ora dietro un fiore, ora dietro una farfalla. Il tempo si spreca e ben poco progresso si è fatto quando cade la notte e la marcia della giornata è finita. Guardandoli, sembra che neppure il progresso dell'intelletto, benché assai lento anche quello, renda il passo molto più rapido, in quanto a quelli il cui intelletto è poco sviluppato, sembra che dopo ogni giorno di vita essi affondino nel sonno, quasi sul posto occupato il giorno prima. Ma anche quelli il cui intelletto è molto sviluppato si muovono molto lentamente e sembrano fare ben poco progresso per ogni giorno di vita. E così guardandoli il nostro cuore si stringe e ci meravigliamo che essi non alzino gli occhi e non comprendano in quale direzione i loro passi li portino. Ora, la corte esterna che alcuni di loro che salgono hanno raggiunta, quella corte esterna del tempio, sembra poter essere raggiunta non solo dal sentiero che si snoda a spirale tutto intorno alla montagna. Infatti, fissando su di esso il nostro sguardo, vediamo che da molti punti si potrebbe salire alla corte esterna inerpicandosi per stradicciuole più brevi che non girano tutto intorno alla montagna, ma vanno dritte su per il fianco. Viottoli che possono essere saliti se il cuore del viaggiatore è saldo e se le sue membra sono solide. E se cerchiamo di comprendere in qual modo alcuni trovano una strada molto più corta di quella dei loro compagni verso la corte esterna, noi vediamo che essi hanno lasciato la lunga strada spirale per prendere un sentiero diretto. Questa corte esterna può essere raggiunta da tanti vari punti della strada maestra e qualche anima, dopo aver viaggiato sempre in giro, forse per millenni, muove il primo passo su quel sentiero diretto quando si accorge per la prima volta che esiste uno scopo in quel viaggio ed è colpita per un attimo da un raggio di luce proveniente dal tempio sulla vetta. Poiché quel bianco tempio proietta raggi di luce sui fianchi della montagna e ogni tanto uno dei viaggiatori, alzando gli occhi dai fiori, dalle pietruzze e dalle farfalle che trova sul suo cammino, sembra avere lo sguardo colpito da quel raggio di luce. E allora egli guarda verso l'alto e per un momento vede il tempio. E dopo questa prima momentanea occhiata, egli non sarà mai più quello di prima. Perché, sia pure per un solo rapido istante, egli ha intravisto una meta ed un fine. Per un istante, egli ha veduto la vetta verso cui sta salendo ed il viottolo laterale, scosceso ma tanto più breve, che conduce direttamente su
per i fianchi della montagna, oltre i quali il tempio risplende. E in quel momento di ricognizione della meta che gli sta davanti, in quel momento, sia pur rapido come il baleno, in cui egli comprende che invece di arrampicarsi sempre in giro 7 volte complete, oltre a fare tanti piccoli circoli sul sentiero che sale su, poiché il sentiero gira sulla montagna e nello stesso tempo su se stesso, ed ogni spirale attorno al fianco montano ha 7 svolte entro se stessa, e queste pure sono lunghe da calcare. Quando dunque l'anima ha captato questi raggi di luce che le fanno vedere la meta e il sentiero più diretto che ad essa conduce, allora essa comprende che il viottolo ha un nome e che questo nome è servizio, e che coloro che scelgono la strada più breve vi hanno accesso attraverso una porta sulla quale sta scritto in lettere d'oro servizio dell'uomo. Allora essa comprende che prima di poter raggiungere non foss'altro che la corte esterna del tempio, deve passare per quella porta, e si rende conto che la vita deve essere intesa a servire e non a fini egoistici, e che l'unico modo di salire più rapidamente è di farlo per aiutare coloro che vanno lentamente nelle retrovie, affinché dal tempio un aiuto sempre più efficace sia proiettato sui viaggiatori. Come ho detto, si tratta soltanto di un lampo, di un raggio che si accende e poi svanisce nuovamente. L'occhio è stato soltanto colpito da uno dei raggi di luce che provengono dalla vetta della montagna. Vi sono tanti oggetti attraenti sparsi lungo questa strada circolare che l'attenzione dell'anima è facilmente di nuovo attirata da essi. Ma se una volta essa ha veduto la luce, esiste pur sempre la possibilità che ancora possa vederla e ancora più facilmente, allorché la meta finale, il dovere e la potenza del servizio hanno, sia pur una sola volta, prodotto sull'anima questa realizzazione immaginativa, anche se effimera, in essa rimane il desiderio di riprendere la via più corta e di trovare una strada che salga dritta sulla montagna fino alla corte esterna del tempio.